Terza tappa a Barletta, siamo in Puglia con l'entusiasmo pugliese. Anche qui devo dire che c'è gente che viene a vedere gli allenamenti, tanti allenatori coinvolti che ci riempiono di domande. Insomma, questo fa bene, ci dà speranza che questo progetto sia stato compreso dalla base, che era poi insomma una delle preoccupazioni che avevamo all'inizio quando si è avviato questo percorso. Fin qui abbiamo dato un'occhiata alle ragazze, diciamo specificatamente delle 6 regioni coinvolte, che sono quelle del sud, e abbiamo rivisto delle ragazze del 2006, per esempio, che causa pandemia e fatto che non si è tenuto il trofeo delle regioni per 2 stagioni consecutive, magari avevamo un po' perso di vista. Ovviamente le fisicità e tutto il resto sono assolutamente di livello, e quindi stiamo lavorando con grande volontà e con grande piacere su gruppi che comunque non hanno nulla da invidiare ai ragazzi di altre zone d'Italia. Concluderemo l'attività, che peraltro si comporrà di ancora altri 3 momenti, perché abbiamo già fatto Cosenza per la Calabria, Sant'Agata di Militello con la Sicilia, Barletta per la Puglia. Proseguiremo con Basilicata, Molise e Campania nel periodo Pasqua, giugno-luglio, in preparazione a questo torneo internazionale che si tiene a Pula in Croazia, ed è un torneo internazionale a cui ovviamente noi avevamo volontà di far partecipare una nostra squadra nazionale, e quindi il Club Italia del Sud si potrà confrontare con altre realtà a livello internazionale e far vedere che anche il Sud Italia è in grado di portare avanti una nazionale e poterlo fare nel solco di quella che è la nostra tradizione pallavolistica nazionale, che è di livello, ricordiamolo a tutti, assoluto.